Allora, mettiamoci alla parte del nero perché, cioè, questa è una roba veramente pazzesca. Scacco reale, grazie mille per i bittini. Allora, guardate, cioè, guardate cosa ha fatto Fedosejev. Che tra l'altro ho visto, cioè, a Barcellona forse era, non so se il favorito o il secondo favorito, Omar Pasqua, grazie mille per i Prime. Cioè, allora, apertura a parte, guardate cosa è successo. La partita è abbastanza standard, aveva un'italiana di 3, alfiere C5, H6. Super standard come partita, cavallo A4, alfiere B6, il bianco si prende la coppia degli alfieri ma non ottiene praticamente nulla. A3, torre 8, B4, non sono importanti, sono mosse normali, alfiere 6, alfiere per E6, torre per E6, C4, quindi il bianco va per un'espansione sul lato di donna, cavallo D4, alfiere 3. Cavallo per F3, donna per F3, alfiere per E3, F per E3. Il bianco ha questi pedoni doppiati che però non sono male, non sono affatto male, e ha la colonna F aperta. C6, cavallo C3. Ora il cavallo in A4 ha perso ogni significato, l'unica idea era appunto fregarsi l'alfiere. A6, A4. B5, C per B5, A per B5, A per B5, C per B5, cavallo per B5 e dopo torre B8 il nero recupera il pedone. E voi direte, vabbè, la partita più noiosa di sempre. Grazie mille Mars 126 126 come Franchino, l'altro Franchino, per la sub. Torre per B4, la partita veramente di una noia mortale. Cavallo D5, Sarin. Vabbè, giovane, ormai lo conosciamo più o meno tutti. Sarin è uno degli indianini lanciati. Dico indianino perché è alto veramente 1,10 m. No, scherzo, però è veramente un piccolo personaggio. Fortissimo. Si rassegna in questa posizione che è veramente. Il nulla, cioè veramente super pari. Torre per F1, torre per F1. Però è qua, cioè siamo a mossa 25. Spoiler, la partita dura tipo 150 mosse. Quindi, cosa è successo? Di cos'è che non me ne sono accorto? Ok. Allora, aspetta, facciamo così. Ti silenzio, il babbano. So che tu sei pericoloso. Ti sospendo sulla fiducia. Va bene. Ok. Qua il nero gioca G6. Donna A2. Re G7. Re H2. Donna C7. Donna F2, donna E7. Qua tendenzialmente donna A2. Probabilmente Sarin si aspettava una ripetizione di mosse. Che il nero tornasse in C7. Che facessero donna C7, donna F2, donna E7. Ci si stringe la mano e tanti saluti. Però Fedosejev, che è un grande, cioè proprio un gigante, gioca H5. Ok, niente per ora, niente. Torre B1, torre A7. Donna B2, donna G5. Donna F2, torre A3. Ma veramente nessuno qua penserebbe che Sarin, uno che ha più di 2007 di rating. Non guardate il rating qua che dovrebbe essere quello Rapid, che non gliene frega niente a nessuno, possa perdere una posizione del genere, no? Quindi torre F1, donna E7, D4, si cincischia, torre A7, donna G3, torre A2, D per E5,
Vabbè, H4, qua non si può mangiare qui, altrimenti ti mangia la donna con scacco. Sì, allora, in questo torneo la cadenza è di 15 minuti più 10 secondi a mossa. Donna F4, D per E5, donna F3, donna E6, torre D1, donna F6, re G1, torre A4, torre F1. Vabbè, cioè, mosse veramente ridicole. Donna E7, non c'è niente qua, è proprio come cercare di far succedere qualcosa quando proprio non c'è speranza, non c'è speranza per nessuno. Torre C1, torre F1, torre C6, re G1. Ok, e qua Fedor Saeva una certa si caccia nei guai da solo. Cioè fa finta di essere nei guai. Re G8. Ok. Aspettate un po' perché ancora per molte mosse non succede assolutamente nulla. F6. Ok. E Sarin entra, gioca donna D6, dice vabbè intanto ti attacco questo, almeno è il bianco quello che sembra avere il coltello dalla parte del manico, no? Donna E6, donna H6, ancora una serie di mosse che non vogliono dire nulla, avanti indietro G5, torre F5, torre F3, avanti indietro, se Sarin avesse continuato con questa... con questa mentalità probabilmente non avremmo ricordato questa partita. Torre C1. Ok, questa è una bella mossa. La torre non si può mangiare perché lascia la donna in presa. E la donna non si può mangiare perché prende in C7 con scacco per dopo rimangiarti la donna. Quindi Fedor Saeva gioca torre A7. Torre A1. Stessa identica idea. Donna B7. Fedor Saeva vuole giocare. Ok, chiaramente dopo una mossa come torre per A7 veramente non ci sono speranze di fare nessun tipo di progresso e la partita sarebbe finita pari, però sembra che anche Sarin comunque avesse voglia di provare a giocare. Torre D1, donna E7, donna F5, donna F7, serviva a entrambi comunque la vittoria, sarebbe stato un risultato importante. Torre D8... torre C7, torre D6, donna E7, torre D3, ancora mille mosse che non vogliono dire nulla, torre D5, donna A3, torre D8, donna A5, torre C8, donna A6, torre D8, donna B6, e così via, si cincischia. Siamo a mossa 104, casualmente, e... Il bianco è riuscito a coordinarsi e minaccia di entrare. Donna F7, questa non è una vera infilata. Perché c'è torre E7 che salva la giornata. Torre D6, torre E7, torre D8, torre B7, donna D6. Re G6, torre A8, torre A7, torre B8, torre D7. Donna C6. Donna C8, ok. E il bianco... è quello che sembra essere riuscito a creare delle minacce, no? Dopo donna E6, cavoli, donna H8, questo inizia a fare un po' paura. Poca, perché dopo torre G7, cioè, se il nero gioca torre G7 qua, il bianco non ha nulla. Però, se c'è qualcuno che può aver fatto qualche cavolata, probabilmente sembra essere il nero, no? Che è più a rischio. Invece il nero, zitto zitto, sta in qualche modo... Questa ovviamente non è una... non ci insegna niente di scacchi, però è interessante perché sta facendo sbilanciare il bianco, che è in ottava con entrambi i pezzi, e qualche volta posso sparare G4 e ho già la torre per creare del controgioco sul re del bianco. Quindi il bianco qua non è proprio... super tranquillo, gioca re G1, donna F7, re F2, donna E6. E qua il nero decide di cambiare le donne dopo una vita. Cioè, diciamo che il bianco costringe il nero a cambiare le donne.
E voi direte, vabbè, sta roba è veramente... Cosa dobbiamo dire su questa posizione? 4 contro 4, un finale di torri, ci si stringe la mano e tutti a casa. Torre B7, re F3, torre B2, torre E7 e si ricomincia col valzer delle mosse inutili. Avanti, 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 non succede niente. E qua secondo me c'è stata... Ok, il nero vuole andare avanti perché sono dei guerrieri, sti giocatori. Mossa 131, torre F8, re E2, torre F7. E questa secondo me... È una mossa allucinante di Sarin che se gioca tipo torre 8 o torre 6 non rischia mai assolutamente niente nel finale di torni. Ma gioca torre per F7. Che è ok. Ok, la posizione rimane pari, ma diciamo che se i giocatori di esperienza, i giocatori di livello magistrale... Spesso temono molto di più questo tipo di finale rispetto a un finale di torri. Cioè, i finali di torri tendenzialmente sono molto facili da pareggiare. C'è una vecchia frase che io odio: tutti i finali di torri sono patti. Una frase proprio allucinante. Nel frattempo, ringraziamo per il raid Maria e ospiti. Benvenuti, ragazzi. Stiamo facendo vedere la partita tra Sarin e Fedoseyev. Cosa è successo? Perché è stata una partita veramente pazzesca. Quindi siamo a mossa 133, ma le cose interessanti iniziano adesso. Ok, dopo re per F7 si entra in questo finale di pedoni, però... cioè. Io sicuramente qua avrei giocato torre 8 o torre 6. Non avrei mai mangiato in F7 perché, soprattutto se mi sta bene la patta. Ci può stare nell'ottica in cui anche Sarin volesse speculare sull'errore del nero. Dice, vabbè, questo finale è patto, però c'è più possibilità che il nero impazzisca. E qua però entrambi devono giocare con precisione. Re F3 è ottima. E vediamo quali sono i tentativi che hanno fatto, perché è veramente interessante qua. Re G7. Re G6 forse si caccia nei guai qua. Re G6, Re G4, il bianco prende l'opposizione e entra in F5. Sembra comunque un po' spiacevole. In realtà la posizione sicuramente è pari comunque. Dopo Re G7, Re F5... Il nero riprende l'opposizione e il bianco è costretto a arretrare di nuovo. Però... ok, anche Sarin non ha voluto... Ah no, aspetta, è andata così? Re G4, Re G6, ok. È andata più o meno così. Re G4, Re G6, Re F3, Re H5. Adesso il nero ha creato qualcosa. Può giocare G4 e provare a passare con il re. Re E2, G4. E qua, naturalmente, al bianco non conviene mangiare, perché se mangia in G4, re per G4, anche qua non sai mai cosa può succedere. Questo probabilmente si rischia di perdere dopo F5. Però, naturalmente, il bianco non ha nessun interesse nel mangiare, anche perché sia dopo G3 che dopo G per H3... Comunque il nero non ha chance di passare con il re. Quindi il bianco si butta dall'altra parte, giustamente dice io gioco re di 3 perché anche se mangi qui, cioè mettiamo G per H, G per H, il re del nero per attivarsi deve tornare da questa parte. Quindi re di 3 ha perfettamente senso. Re di 3, re G5. Re C4, adesso non lo so se entrambi erano tranquilli di questa posizione, io sarei stato veramente spaventato con entrambi i colori, sembra che ti perdi una piccolezza e tutto va in vacca, però qua sono stati estremamente precisi.
F5 E per F5, Re per F5. E qua, guardate, ad esempio, un giocatore inesperto qua potrebbe pensare Re D5 ed è il bianco quello che sta vincendo, no? Re D5 sembra ottima. E però dopo G3 il bianco ha completamente perso. Perché se il re si allontana, gioco re E4, mangio qui e vado a mangiarmi G2. E se gioco E4, dopo re F4, il bianco è in Zugzwang. Il bianco è Zugzwang e ovunque vada con il re perde il pedone in E4 e il nero riesce a promuovere questo pedone molto agilmente. Quindi ancora una volta qua Sarin è bravissimo e gioca re di 3. G3 del nero, che ancora non ha mollato, non molla niente qua. Fedoseyev ancora sta provando dopo 100 mosse in una posizione completamente pari. Re di 2. Giustamente Sarin dice, ok, ora devo permettere al re del nero di passare. Però... però non voglio dargli l'opposizione. Su re 4 vedete re di 2, dopo re di 2 re 4, adesso ve la faccio vedere, re 4 re 2, adesso il nero deve indietreggiare di nuovo e il re del bianco riuscirà ad avanzare nuovamente. Quindi re 6, anche questa è una mossa furbissima. Perché, per esempio, dopo E4, forse il nero ha delle chance, prendendo la posizione distante, forse. Ok, no, perché il bianco può fare re di 3. Però, ad esempio, re c3 perde per re c5. E il nero, dopo aver aggirato il re, rischia di vincere davvero. Una roba del genere. Vabbè. Sembra rischioso. Comunque Sarin giustamente se ne frega e su re 6 gioca re di 3, re f5, re di 2, re 4 e re 2. E adesso secondo me Fedoseyev ha un'idea pazzesca. Perché allora re di 5, re f3 e adesso c'è... Cioè è stato veramente una volpe... Dopo re f3 ha giocato re c4. E re c4 sembra una mossa allucinante. Cioè, re c4. Cioè, quando l'ho visto ho detto... Ma che cosa... Cioè, vuol perdere il nero? Perché dopo re e 4... Tu dici, vabbè... Cioè, perde e 5. E adesso è il bianco che va a donna. E... il nero sta già guardando a g2, in realtà. Quindi re c3... E adesso il bianco si rende conto che non è chiaro se sia più veloce questo pedone e questo. Non è chiaro per niente. Quindi re per e5, re di 3, re f4 per partire. Re e2, e4, re f2, e5, re per g2, e6. Adesso diventa un delirio totale. Siamo a mossa 152. Penso che... non so se esista qualcuno sui 160 spettatori attuali che ha mai giocato una partita di 152 mosse. Veramente allucinante. Re per H3, E7, G2, E8 donna e G1 donna. E come per magia, il nero... Cioè, ancora la posizione è patta. Nessuno ha commesso degli errori a livello formale. Secondo me ci sono stati gli errori a livello pratico di Sarin che hanno permesso questa cosa, che è spiacevole. E adesso il bianco deve essere perfetto. Donna di 7 scacco è ottima, perché non si può parare con la donna. Re H2. E qua Sarin, dopo aver difeso molto molto bene... blandera, cioè fa un errore veramente allucinante, veramente impensabile per il giocatore che è e per la situazione. La stanchezza si è fatta sentire e
Vladimir ha retto come non so cosa, non so come ha fatto a vincere questa partita. Donna G4 è un errore veramente, veramente clamoroso. Questa è da 3 punti di domanda, perché semplicemente Sarin calcola male e non si accorge che semplicemente donna G4 vince al colpo. Dopo donna per G4, re per G4, H3 e il bianco non può impedire re G1, H2, H1, donna. Quindi veramente, cioè, questa partita mi ha fatto veramente impressione per quanto può rimanere una partita viva nonostante sembri totalmente... Cioè, ragazzi, partivamo da sta posizione, poi abbiamo cambiato le donne e dopo le donne sono tornate come per magia. Cioè, secondo me questa è una roba veramente, veramente una partita che veramente ti segna che Sarin non se la sogna stanotte sta partita, sicuramente, perché... Cioè, perdere questa posizione... È veramente qualcosa di eccezionale. Veramente eccezionale. Vabbè, era in Zeitnot, però era in Zeitnot da 100 mosse che erano in Zeitnot. In questa posizione hanno 50 secondi a testa, ma ci sono i 10 secondi di abbuono. Ma è incredibile lo stesso. È veramente incredibile lo stesso. No, questa è la partita del mondiale, sicuramente. Fedosev probabilmente è arrivato sul podio anche grazie a questa partita.